Costa Concordia ha estratto un terzo superstite. Identificati gli ultimi due corpi recuperati, sono un passeggero italiano e uno spagnolo. Sono stati estratti nella parte sommersa della nave. Le vittime salgono così a 5, ancora 15 dispersi. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre dalla Costa Concordia il commissario di bordo rimasto intrappolato con una gamba rotta sull'imbarcazione. I soccorritori perlustrano la nave alla ricerca degli altri dispersi. Tra loro ci sarebbero un uomo di 84 anni e una bambina di 5. Secondo i dati diffusi dalla prefettura, mancano all'appello 11 membri dell'equipaggio e 4 passeggeri. I sommozzatori stanno ispezionando la parte sommersa della nave per verificare l'eventuale presenza di gente a bordo. Continuiamo a lavorare e a cercare, non ci fermeremo. Così dice il comandante Cosimo Nicastro della Guardia Costiera. Poco alla volta le indagini rivelano un quadro diverso da quello descritto in un primo momento. La nave era a 150 metri dalla costa e non al largo e l'allarme è stato lanciato un'ora dopo la collisione.